Allora, buonasera, benvenute e benvenuti a San Matteo degli Armeni, biblioteca comunale dedicata ai temi della pace, non violenza, ambiente, diritti umani, intercultura, dialogo interreligioso, quindi un sacco di tematiche che sposano bene l'incontro di questa sera. Io sono Gabriele De Veris, sono bibliotecario qui da quando abbiamo aperto e faccio parte da tempo anche dell'AIB, dell'Associazione Italiana Biblioteche, che ha dato il patrocinio per questo incontro. Come forse sapete, ACP e AIB collaborano molto spesso. Punto di riferimento naturalmente è Nati per Leggere, ma ci sono tante altre iniziative che ci accomunano. E quando è venuta fuori l'idea di fare questo incontro, insomma, è stato ovviamente quasi naturale pensare a questa biblioteca. Perché? Perché, a parte oggi lo sentite, ci sono un po' di bambini che girano sopra e sotto, e poi c'è un bellissimo giardino che soprattutto ovviamente in primavera e in estate utilizziamo per le attività e le iniziative. Ma anche perché questa biblioteca, come poi in realtà anche le altre biblioteche comunali e più in generale le biblioteche, sono dei luoghi dove l'attenzione al benessere si è sviluppata molto negli ultimi anni. Non solo per quello che uno potrebbe immaginare, dice, beh, avrete dei libri che parlano di salute. Sì, abbiamo anche dei libri che parlano di salute, abbiamo libri anche di biblioterapia. Però in realtà parliamo di biblioteca-terapia, cioè il luogo, la biblioteca, come luogo dove si sta bene, dove si trova un benessere personale, un benessere condiviso. Tra i libri abbiamo anche quelli sulla comunicazione alternativa aumentativa, ma quello che conta è fare in modo che le biblioteche siano dei luoghi dove chiunque ha la possibilità di star bene, quindi di trovare un suo spazio, di trovare comunque sia un tempo per crescere, indipendentemente dalla sua condizione di vita, dall'età, dalla sua storia, insomma. E questo l'abbiamo poi verificato nel corso degli anni, cioè quello che ci chiedono le persone, quello che spesso ci chiedono le persone, al di là sì di trovare magari dei libri, delle occasioni di incontro, è di avere uno spazio e un tempo dove potersi trovare a proprio agio. Perché? Perché magari a casa, a scuola, nel luogo di lavoro vivono determinate difficoltà, momenti critici, eccetera. Nella biblioteca cercano o trovano spesso questo spazio di benessere. Anche il fatto di incontrare persone con altre esperienze, altre età, altre culture, eccetera, può essere un momento anche di benessere, a volte anche di difficoltà, perché conciliare i silenzi e i rumori non è sempre così facile. Però diciamo che, ecco, abituarsi a farlo è importante, quindi questo qua è un modo anche per crescere insieme. Poi un'altra cosa che è importante ovviamente è il rapporto col territorio. Nessuna biblioteca ha senso se non ha relazioni col territorio, anzi una biblioteca, per dirla tutta, è il patrimonio, è l'edificio, è il bibliotecario, la bibliotecaria, ma soprattutto la rete di relazioni che costruisce non solo nel circondario, quindi col quartiere, ma con tutte le relazioni che possono essere associazioni, gruppi, possono essere città gemelle che quindi stanno a centinaia, migliaia di chilometri di distanza, che magari vivono le stesse esperienze. Posso garantire che spesso è così. Quindi è questo che poi fa crescere il benessere, e lo ritroviamo poi nei dati dell'Istat, in quella che è la scala BES, in quelle che sono anche le ultime valutazioni per l'Italia del benessere nelle biblioteche. Cioè le biblioteche sì, devono far crescere la lettura, devono far crescere tutta una serie di parametri, di indici, ma l'importante è che facciano crescere anche il benessere. E quindi ecco un motivo per cui siamo contenti di star qui.
Grazie. Grazie Gabriele, buon pomeriggio a tutti, ci conosciamo tutti, quindi è una cosa fatta in famiglia. Comunque io mi chiamo Corrado Rossetti, sono pediatra, ma vedo che la maggior parte sono miei colleghi, amici, pediatri. E questo pomeriggio è nato mai da qualche riflessione fatti anni fa fra noi nel mondo pediatrico, fra noi nel mondo anche dello sport, perché abbiamo avuto la sensazione che alcune cose che vengono oggi proposte ai bambini, ai ragazzi, agli adolescenti nel campo del gioco, dello sport, non siano perfettamente quelle giuste. E siccome le attività di gioco e di sport, come abbiamo scritto nel titolo, sono un'occasione di crescita enorme, sono una cosa fondamentale per alcuni aspetti nella prima infanzia sul gioco, poi anche nello sport, soprattutto nell'adolescenza, l'età estremamente critica, qualche volta, ci sono degli esempi poi ormai famosi, ma qualche volta si può pensare di cadere in quello che viene chiamato poi un aspetto di abuso del minore, no? Da parte delle istituzioni e da parte degli adulti. Tant'è vero che questo tema, che era molto caro anche a Carla, la nostra collega presidente, che per chi non la conosceva, che ci ha lasciato lo scorso giugno, lei si occupava di maltrattamento e abuso in maniera eccezionale e condividevamo anche questo aspetto con lei più di una volta, anche se lei non si è mai occupata della parte sportiva. Tant'è vero che questo pomeriggio lo dedico a Carla e alla fine vedremo un piccolo video dedicato a Carla che abbiamo costruito proprio dopo la sua scomparsa. Detto questo, per quelli che non sono pediatri, perché i pediatri queste cose ce l'hanno scontate, il pediatra non è solo quello che cura le malattie, ma è quello che si occupa della crescita fisica, ovviamente, ma anche psicologica, della crescita emozionale, della crescita sociale del bambino. E quindi ha questa funzione, al di là del visitare il bambino in ambulatorio, ha questa funzione di advocacy, di occuparsi in modo tale che intorno al bambino, cioè di tutelare quelli che sono i diritti dell'infanzia. E anche in questo caso noi stasera parliamo di quello che può riguardare i diritti del bambino e dell'adolescente, del gioco e nello sport. Questa riflessione infatti viene fatta in maniera trasversale, perché molti di noi siamo qua come genitori, siamo qua come educatori, siamo qua come pediatri. Fra parentesi vi presento Fulvio Forcignanò, che è il medico dello sport, che ho invitato stasera perché volevo vedere anche gli aspetti visti dall'ottica del medico sportivo. E dai tecnici, abbiamo alcuni tecnici, poi li sentiremo parlare dello sport, abbiamo alcuni laureati in scienze motorie e poi nella mia idea era quella di coinvolgere anche gli amministratori su questi aspetti. Da dove siamo partiti? Siamo partiti da alcune evidenze. Queste evidenze non vuol dire che fra le cose che adesso voi leggete ci sia un nesso di causa diretto fra l'attività sportiva, il gioco e questa cosa. Però ci sono molte connessioni, a parte che fra loro spesso sono connesse anche fra loro. E sono, vabbè, questa è una cosa che come pediatri voi lo conoscete meglio di me, l'obesità e il sovrappeso è un problema enorme anche in Umbria. Umberto ci ha più raccontato tante volte come anche in Umbria sia un problema importante. L'altro problema che ci ha colpito molto è il problema dell'abbandono. L'abbandono vuol dire che all'età quella più importante dell'attività sportiva, che è la preadolescenza-adolescenza, molti di questi ragazzi non fanno più sport. Come fosse un'esperienza, poi vedremo nei partiti, un'esperienza bruciata, finita, nell'età in cui forse è il momento più importante, più utile che ci sia attività sportiva. E poi c'è questo aumento generale, che questa è una cosa obiettiva della violenza, no? Questa violenza dei minori fra loro, questo aumento dei problemi psicocomportamentali, questo problema della depressione nell'età giovanile che è in aumento spaventoso, anche dopo il Covid in particolare. Tutte queste cose possono avere una relazione, secondo alcuni, con una malgestione, una malpratica dell'attività sportiva. E poi ci sono anche altri aspetti più tecnici, come quelli di infortuni gravi o infortuni recidivanti in alcuni ragazzi che fanno attività sportiva. Quindi da qui è partita l'idea di dire vediamo un po'. Chiaramente stasera questo non è un convegno,
non è un seminario, non è un corso di formazione, perché noi non siamo in grado di formare nessuno, perché non abbiamo queste certezze che queste cose vadano in questa direzione e che siano così connesse. Però mi piaceva fare questa, io l'ho chiamato un incontro di riflessione fra voi, fra noi, per avere anche suggerimenti. Poi vi darò la parola a tutti, a qualcuno che abbiamo già invitato a dire due cose, ma poi a chiunque vuole intervenire, poi intervenite, perché volevamo capire se è il caso di portare avanti questo tema anche in altri tavoli, in altre situazioni. Vabbè, l'obesità questa per i pediatri è scontata, parlo più per quelli che sono qua che non sono pediatri, che è un problema enorme, e che già l'Accademia Americana di Pediatria diceva anni fa che la soluzione è quella di un'attività fisica costante e la diminuzione del tempo passato dietro ai device, no? Una volta era la televisione, ormai sono il tablet, il cellulare, i videogiochi, quindi ormai è anche questo, queste due azioni, una che deve aumentare, l'altra che deve scendere, sicuramente sono quasi ovvie, però ovvie non sono nella pratica. Ridurre la sedentarietà, aumentare le relazioni interpersonali, che a volte questo discorso delle relazioni a distanza, come oggi si fanno, no? Oggi con i messaggini, con internet e così, tolgono moltissimo di quello che è il relazionale vero. Per esempio l'associazione americana di chi fa educazione fisica, di quelli che insegnano educazione fisica negli Stati Uniti, dicevano anni fa, almeno anni, che perlomeno 2 ore al giorno di attività motoria, di cui davano la prevalenza all'attività libera. Avete 90 minuti di attività libera e solo 30 di attività strutturata. È chiaro che attività motoria, perché poi c'è questa confusione, non è solo lo sport, no? Lo sport chiaramente è ovviamente che sia motorio, ma è anche il muoversi come era una volta, muoversi andando a piedi, no? Dove a scuola, al parco, agli impianti sportivi, ma è una cosa molto complessa, poi ne vedremo perché. E poi c'è il gioco libero, l'altro aspetto di cui poi ne vorremmo parlare stasera. Vi ricordate questa vecchia diapositiva molto carina della mamma che chiede al dottore qualcosa per il suo bimbo e lui dice: guarda, la soluzione migliore, perché era un po' sovrappeso, è quello di andare a scuola tutti i giorni a piedi. E questo era già un messaggio che anni fa era passato già, poi in realtà si è realizzato, perché qualcosa si è fatto, però trova un sacco di ostacoli, di come è strutturata la città, dei tempi, delle paure degli adulti, c'è un insieme di ostacoli che non hanno permesso poi la creazione di questo. Io nella mia vita sono sempre andato a scuola a piedi, insomma, vabbè, abitavo a Perugia, non lontanissimo, ma era impensabile farsi accompagnare una volta dalla macchina, era una cosa del tutto impensabile. Abbiamo detto che l'abbandono, quello che dicevamo soprattutto degli adolescenti, è uno dei temi che ci sta più a cuore, cioè uno dei temi che ci hanno un po' colpito, l'abbandono. E questo, se un ragazzo smette di praticare un'attività motoria, bisogna chiedersi perché lo fa, no? Perché cosa può essere scattato in lui, cosa ha determinato questa decisione, cosa si può fare per evitarlo questo. E allora, infatti, volevo chiedere Sandro, tu che con Sandro Bianchi abbiamo questo tema, lo stiamo portando avanti da anni, anzi alcune diapositive ce lo siamo scambiate. Volevo chiedere a Sandro, come uno dei pediatri di famiglia, l'esperienza, se questa esperienza che io ho degli adolescenti, come mi dicono, che smettono, è realmente anche nel tuo ambulatorio, se è la tua esperienza. Certo. Allora, non so se mi sentite, mi alzo il piede, ma c'è il microfono lì. Tanto. Se no c'è il microfono qua, guarda. Sì, forse. Allora, l'esperienza, come ripeto, benissimo, sì, se no la grazie. Dicevo, l'esperienza... Noi colleghi la viviamo quotidianamente, no? Quei bambini che ci chiedono all'inizio: ma che sport può fare? Anzi, i bambini, i genitori, che sport può fare mio figlio? No? E lo sport, vedete, che viene sempre inteso molto di più come un'attività agonistica, come un'attività magari, no? Di squadra, e non viene più inteso come gioco. Avete visto quella vignetta che Corrado ha fatto vedere? Frato sarebbe l'acronimo di Francesco Tonucci, che è un disegnatore ma soprattutto è un ricercatore, e è veramente accolto proprio nel segno, no? La mamma va dal dottore: qual è la ricetta? Il dottore dice: a piedi, tutti i giorni a scuola e con gli amici al parco, no? Gioco libero. E questo, si è perso questo aspetto, no? Anzi, pensate che noi siamo costretti a dire
ai bilanci salute, questo per quel progetto, per chi è pediatra lo sa, occhio alla salute verso i 5-6 anni di età del bambino, che il bambino deve uscire almeno 2 ore al giorno, no? O anzi un'ora al giorno era. E questo pensate, quando ero bambino io, a me mi dicevano l'opposto, no? Mi dicevano un'ora al giorno stai a casa, perché stavamo sempre fuori, no? Pensate quindi le difficoltà che ci possono essere di fronte a questa cosa. E viene, ecco, preso lo sport come magari un'attività, un impegno. Quindi che cosa fa? Il genitore mette in macchina il bambino col sacco della borsa dello sport, il bambino si va con la macchina a fare, non so, o l'atletica, o la pallavolo, o la pallacanestro, o il calcio, e poi la mamma lo va a riprendere, quindi perdendo completamente la dinamica dello sport libero, no? Dello sport, no? E poi vedete che questi bambini, logicamente, quasi tutti fanno le attività sportive. Dico la verità, molti dei miei pazienti, come immagino dei vostri pazienti, la svolgano, ma più passa il tempo, o più c'è competizione, c'è agonismo, c'è capacità, o se no il bambino, logicamente, si sente, no, messo da parte, viene scartato dalla società sportiva, no? Quindi chi gioca a calcio, se tu non fai gol... non ti convoco alla partitella. Se tu non c'hai la prestazione sportiva, no, perché sei veloce nell'atletica leggera, e beh, la garetta non si fa, non ti chiamo, no? E così via, al nuoto, è come ogni attività sportiva. Quindi i bambini che sono poi più grassottelli, che hanno più bisogno di fare lo sport, sono quelli che invece purtroppo lo sport lo subiscono, anzi abbandonano prima. Verso poi l'età adolescenziale, come esperienza comune per tutti noi, quando noi chiediamo che sport fai, molti mi dicono faccio la palestra, e questo per me è una coltellata, no? La palestra, io la vivo la palestra come una noia mortale, questo personalmente, io, anzi mi scuso con gli atleti che sono presenti in sala, ma per me la palestra, se ci devo andare proprio ci vado con grande sacrificio, perché è una noia, perché vedete che lo sport viene... introiettato come non un'esperienza che vivo con gli altri, ma un qualcosa che fa bene a me. Io questo lo posso fare adesso che sono anziano, che so che magari camminare, muovermi un po', fare un'attività sportiva sarà importante per la mia salute futura, ma non lo posso pensare ad un ragazzo che ha 13, 14, 15 anni, no? Questa è secondo me la follia che stiamo vivendo adesso, no? E quindi andare in palestra è la morte dello sport, no? Non serve a nulla. Forse servirà per avere i muscoli più gonfi, per fare più impatto con le ragazze o col ragazzo, ma non è quello che noi cerchiamo, no? Non è l'attività agonistica che cerchiamo, ma proprio lo sport libero, che abbiamo un po' perso nel tempo. Io non mi dilungo oltre, magari. Ok, grazie Santo. Allora, un altro aspetto che per alcune persone che hanno studiato il fenomeno dell'abbandono hanno tirato fuori è quello dell'inizio troppo precoce. Cioè, rispetto agli anni miei o agli anni successivi, lo sport strutturato si faceva molto più tardi, no? Adesso c'è un anticipo. Io ho visto in classe di mio nipote, a 5-6 anni sono quasi tutti iscritti in qualche squadra. O di pallavolo, pallacanestro, calcio, nuoto, alcuni sport ancora prima. E quindi questo inizio forse, e questo alcuni dicono sì, io non sono così certo, ma potrebbe essere una causa, una concausa del fatto che spesso poi, soprattutto per quelli che hanno avuto lungo il percorso degli inconvenienti, giustifica e motiva l'abbandono. Perché, come così, a me mi viene in mente questa banalità di questa fase, c'è un'età per tutto, no? C'è un'età per cui... per iniziare uno sport, c'è un'età per farlo, non è che uno lo vuol fare, cioè c'è da ripensare a questo. E allora in questa occasione io volevo chiedere, proprio ho invitato Fulvio Forcignano, perché a parte i rapporti d'amicizia, ma lui si occupa da anni di medicina sportiva, e allora volevo chiedere a lui alcuni aspetti, visto dal suo punto di vista, che è un po' diverso dal nostro, anche se è complementare poi al lavoro del pediatra. Beh sì, decisamente complementare, e diciamo che la medicina dello sport in Italia ha una storia lunga. Mi sentite? Sì? E ha una storia lunga, e come sapete è anche
molto riconosciuta l'importanza dell'organizzazione italiana per quanto riguarda la medicina dello sport anche all'estero, tant'è che molti vogliono copiare le nostre leggi che risalgono a molto tempo fa, dall'82 all'83 sono state appunto codificate promulgate queste leggi in cui stabilivano la necessità di tutelare sia l'attività sportiva agonistica che la salute degli atleti, sia per quanto riguarda l'attività non agonistica. Al di là di tutto, quindi, si occupa sia di questa azione preventiva, nel senso delle visite di idoneità per queste attività, modificate poi successivamente da altre leggi, la legge Balduzzi, eccetera, per quanto riguarda per esempio l'intervento della medicina generale e della pediatria di libera scelta per quanto riguarda l'attività non agonistica. Comunque, al di là di questo, alla fine la medicina dello sport serve anche per fornire le basi medico-scientifiche per una corretta promozione dell'attività fisica dello sport e in generale per un corretto stile di vita, che, come noi sappiamo, prima è venuta fuori la famosa scala di Denver, in cui appunto si diceva che un intervento sugli stili di vita ha un'efficacia superiore rispetto a tutte le altre gli altri interventi per quanto riguarda la salute della popolazione. E quindi il medico dello sport comunque è aperto al confronto con tecnici, insegnanti, istituzioni, eccetera, appunto per intervenire nel benessere della popolazione. Quindi, a parte le loro la specifica competenza, diciamo, per quanto riguarda la biologia dello sport e le reazioni dell'atleta durante l'attività sportiva in senso generale, quindi in senso sia antropologico, fisiologico che clinico, dovrebbe svolgere anche una selezione riguardo a quello che si diceva prima dell'indirizzo attitudinario dei ragazzi quindi nell'età evolutiva per appunto la scelta dello sport, che invece viene fatta come appunto accennava Corrado, in maniera diversa e con secondo degli interessi diversi che esulano dal benessere psicofisico dell'adolescente. Poi naturalmente svolge il suo controllo sanitario e partecipa all'educazione alimentare, sessuale e psicologica dei giovani praticanti attività sia dal punto di vista ginnico sportivo, dal punto di vista dell'attività fisica che dello sport. E quindi il medico dello sport ideale, ho messo le virgolette tra ideale perché poi non è così, nel senso perché adesso, come voi sapete, l'attività del medico sportivo è soprattutto quella della certificazione dell'idoneità, poi per tutto il resto è impossibile intervenire, un po' perché le società sportive non sono adeguate, perché hanno degli interessi diversi rispetto ai nostri interessi, cioè gli interessi del medico in generale, che è quello di promuovere il benessere generale della persona. E naturalmente uno che volesse occuparsi di sport o di comunque di attività fisica e sportiva nell'adolescenza, naturalmente deve stare attento alle problematiche di tipo auxologico, deve naturalmente conoscere ed esprimere un giudizio in campo cardiologico e pneumologico, consigliare e dare dei consigli per quanto riguarda l'alimentazione. Poi c'è tutta, credo, che tu affronterai anche il problema degli integratori, delle varie cose che spesso sconvolgono un pochino, no? La corretta crescita. Naturalmente deve sempre stare attento al doping, perché il doping non è solamente l'uso di sostanze, ma anche l'uso eccessivo o incongruo dell'integrazione, eccetera. E naturalmente dovrebbe conoscere anche il carico a cui viene sottoposto il giovane atleta o il giovane praticante attività sportiva, perché spesso vengono somministrati carichi di lavoro eccessivi per la fase di crescita
dell'adolescente. E naturalmente poi deve tener conto anche della psicologia del giovane atleta, perché poi alla fine, come si diceva prima, se non vinci, se non sei bravo, non ti faccio giocare, e quindi non c'è questo concetto che non sempre si può vincere, come diceva la famosa canzone dei nostri tempi. E quindi questo è. Allora, quindi l'età dell'avviamento dei bambini alla pratica sportiva ha sempre condizionato un po' tutto, tant'è vero che per quanto riguarda per esempio le federazioni sportive c'è una differenza notevole tra l'inizio, per quanto riguarda l'inizio dell'attività agonistica. Ci sono dei bambini che cominciano la loro attività agonistica a 8 anni, e quindi sono sottoposti a tutta una serie di stress dal punto di vista della necessità di prestazione, e quindi in questo caso si può parlare, almeno secondo me, si può parlare di agonismo precoce. Ma noi ci occupiamo appunto di stabilire a che età si deve cominciare per poi eventualmente ottenere dei grandi risultati a livello da adulti, e invece non ci si rende conto che spesso questo porta all'abbandono, e quindi abbiamo il problema opposto è quello del sedentarismo precoce, considerando proprio che è proprio il periodo tra i 6 e i 14 anni condiziona quello che si fa, tra i 6 e i 14 anni dal punto di vista fisico, dal punto di vista sportivo, che può condizionare il benessere e l'equilibrio psicofisico dell'adulto, perché secondo appunto tutti gli stadi auxologici attraverso cui la crescita passa, la crescita del ragazzo, naturalmente si può fare questo. E questo è un esempio di quello che dicevamo prima. Come vedete ci sono delle attività che cominciano, degli sport in cui si comincia l'attività agonistica a 8 anni, come per esempio la ginnastica artistica, il pattinaggio, ma anche il tennis, cioè attività agonistica in cui si manda un bambino a fare un qualcosa in cui deve far prevalere la sua bravura rispetto ad altri, e quindi con tutto quello che ne consegue. E quindi abbiamo questo problema dell'abbandono, per cui sì, ma vediamo guarda, come ma succede. Io lasciandoti sempre la parola, ti volevo solo dire, volevo introdurre l'altro aspetto che va un po' parallelo a questo inizio precoce, il concetto della specializzazione precoce, nel senso che uno può iniziare anche presto, ma poi può iniziare con una proposta di azione diversa, e volevo che tu continuassi da medico sport a parlarci proprio di questo, del discorso della specializzazione o no all'inizio dell'attività sportiva. Sì, no, questo naturalmente noi dovremmo cercare di avere il concetto della multilateralità, cioè lo sviluppo motorio e somatico deve essere armonico, quindi devono essere sollecitate tutte quelle attività che portano, a seconda dello sviluppo auxologico in cui si trova il ragazzo e il bambino, si portano poi a prepararsi per quello che dovrebbe essere la fase successiva, cioè la fase di specializzazione. Quindi prima dovrebbe saper fare tutto e poi specializzarsi in qualcosa in particolare. Mi vengono in mente, no, le polisportive, come si usava una volta, in cui un ragazzo andava lì a frequentare la polisportiva e poi magari capitava che una volta faceva la partita di pallone, poi faceva una corsa con gli amici, poi faceva altro, faceva la ginnastica, eccetera, della ginnastica pastrena. Quindi ci sono delle fasi della crescita in cui si possono fare alcune cose ed è bene riservare le altre a una fase successiva, e quindi nella prima fase, dai 6-9 anni, bisognerebbe avere un atteggiamento estensivo, cioè far conoscere tutti i movimenti per curare maggiormente le capacità motorie, le capacità di coordinamento, di coordinazione dei movimenti, eccetera, eccetera. E poi via via, fino ad arrivare poi a un po' più tardi, tra i 13, 14, 12 anni, a specializzare, quindi ad incrementare la forza, ad incrementare la velocità, a incrementare tutte queste caratteristiche che sono necessarie.
secondo uno schema che si conosce, questo è del 1982, questo schema. D'altra parte è una questione che noi sappiamo, no? Cioè, alcune cose si possono allenare prima, la mobilità articolare, l'apprendimento del gesto sportivo, no? la capacità di capire che gesto bisogna fare per ottenere un risultato, eccetera. E quindi è questo che dovrebbe essere tenuto presente quando si prepara un giovane all'attività successiva di sportivo. E quindi questa bisogna appunto seguire queste due fasi fondamentalmente, quindi la tecnica coordinativa prima e poi successivamente quando abbiamo sviluppato la tecnica coordinativa, anche perché questo è importante anche successivamente per eseguire il gesto specifico dello sport in maniera più adeguata, perché se conosci il movimento, se si conosce il movimento preciso che bisogna fare, dopo si riesce a farlo meglio. Se invece è approssimativo, naturalmente, se è stato troppo veloce l'apprendimento e quindi non sufficientemente adeguato, poi si porta a tutte quelle conseguenze a cui avevi accennato anche tu, che era quella degli infortuni ripetuti, degli infortuni gravi, eccetera, eccetera. E questo è importante. E quindi questo dobbiamo appunto capire perché. Aspettate, come torno indietro. Tornami indietro perché ho perso la diapositiva. No, era questo. Ecco. Vabbè, questo è un altro aspetto che interessa molto noi pediatri, no? Anche gli educatori, cioè il gioco e lo sport, la componente di divertimento qualche volta va persa, no? In certi casi, non sempre, per fortuna. E questo è un altro motivo a volte di abbandono, cioè i ragazzi, se tu non ti diverti, le cose prima o poi le lasci, no? Ma questo sul divertimento ormai viene utilizzato per l'apprendimento, viene utilizzato nella sanità, viene utilizzato, no, per approcciare, per avvicinarsi a un bambino. Quante volte lo si fa giocando, cioè il bambino deve divertirsi per la cosa, perché se fa così apprende sia la parte scuola, quindi sia la parte sport, quindi questa componente non possiamo andarcela a giocare, qualche volta ce la giochiamo male. E certo che se noi ci pensiamo bene, quando a questi ragazzini si propongono a 5-6 anni gli sport strutturati, no? La squadra, il ruolo, le cose, si perde il discorso della spontaneità, il discorso della fantasia, della creatività. Che cosa inventa un bambino? Niente, è già tutto strutturato, è tutto già un confezionato, già preparato in modo tale per cui non deve uscire, non può farsi le sue regole. E io da ragazzino le regole ce le facevamo da noi. C'era un autocontrollo delle regole che ogni volta cambiavano, che erano molto inventate. Tutto questo aspetto della fantasia, dell'autogestione, della spontaneità, del cambiare in continuazione a seconda del contesto, della situazione, del numero dei ragazzi che c'erano negli spazi liberi, questo spesso lo stiamo perdendo. E sembra, per alcuni che si occupano di psicologia, oggi purtroppo non ho una mia amica psicologa che poteva venire a spiegarci quante queste cose sono negative poi nello sviluppo, perché a noi ci interessa moltissimo il famoso neurosviluppo di cui voi pediatri vi state occupando moltissimo in questi ultimi anni. E su questo aspetto c'ha un suo ruolo. E quindi torniamo all'aspetto che abbiamo toccato dello sport strutturato o gioco libero, no? Tanto ci sono queste due, che non sono in contrasto, eh? Io metto sempre questa diapositiva dove c'è gli inglesi sono più bravi, parlano di play e di game, che sono abbastanza diverse, il concetto del play e il concetto del game. Però se io convinco il sistema a andare al play, a usare il play, poi ti dicono sì, ma dove? Oppure come? Chi lo fa? Chi ci aiuta a farlo? No? E qui poi vedremo, perché volevo che stasera alcune esperienze concrete che ho sentito, ho visto, volevo che venissero fuori. Poi ci sono questi altri aspetti, quelli che ho segnati in nero, no? Che giustificano a volte l'abbandono, la mancanza di successo, lo diceva prima Fulvio, come non tutti possono vincere, non tutti sono campioni, non tutti possono arrivare a fare il record del mondo. Lo stress e la competizione, perché spesso questi sono gli adulti che premono questa cosa. L'incomprensione con l'allenatore, se non è l'allenatore giusto, poi parleremo anche dell'allenatore. E soprattutto questa cosa grossa, enorme, che penso che voi pediatri lo sentite benissimo, che è l'ingerenza dei genitori.
ingerenze positive o negative, poiché anche lì il ruolo della genitorialità si può giocare in senso positivo o in senso negativo. E queste sono due frasi che ho scritto io, che non ho detto che siano giuste, però io dico sempre che i genitori devono accettare ma non esasperare l'agonismo. Posso anche tifare per il proprio figlio, per carità. Ai miei tempi i genitori non venivano a vedere i giochi o le partite o le gare. Adesso sì, però bisogna farlo con allegria e con leggerezza. Leggerezza vuol dire di non caricare questi ragazzi di obiettivi, di stress psicologici, di cose o di rivalità che non esistono. Per cui io credo che nello sport, come nella scuola, come nella vita, l'equilibrio è indispensabile e qui bisogna ritrovare un equilibrio nel mondo, diciamo così, dei genitori, quelli che accompagnano questi ragazzi. E questo sistema, basato su un'incomprensione fra le reali esigenze del bambino, che abbiamo detto, molto spesso non mira al benessere psicofisico, diceva prima Fulvio, non, a volte noi non miriamo a questo, no? Ma il sistema serve a soddisfare ambizioni dei grandi. I grandi possono essere genitori, possono essere allenatori, possono essere società sportive, e tutto questo, oltre a fare altri danni, è una componente di quel famoso abbandono di cui dicevamo prima, dell'adolescenza. E poi c'è il problema degli incidenti sportivi. Naturalmente gli incidenti sportivi possono avvenire perché avvengono, fanno parte del gioco, però quando sono importanti, quando sono recidivanti, quando costringono poi l'atleta a interrompere il suo percorso di formazione sportiva, vuol dire che c'è qualcosa che non va. E questo può avvenire o perché, come diceva prima Fulvio, hanno fatto male la fase di multilateralità, questa di imparare a correre, a saltare, al coordinamento, a conoscere il proprio corpo, a conoscere come ci si muove, a conoscere come ci si prepara all'attività sportiva. Parlo del riscaldamento, lo stretch, tutte queste cose che fanno parte della cultura sportiva. Oppure perché c'è stato un carico di lavoro esagerato per quella fascia d'età e per quell'organismo, perché poi le cose da proporre a un ragazzo è un vestito su misura, a parte gli schemi, a parte che in età diverse i ragazzini, poi in età evolutiva, a parità di età, possono essere diversissimi, no? In età preadolescenziale c'è chi è un adulto, chi è ancora un bambino, per cui ci sono differenze. E a volte non viene rispettato questo, e uno degli esiti sono gli incidenti, che poi spesso sono, a parte l'incidente stesso, sono un motivo di interruzione. Per cui questa diapositiva che abbiamo condiviso con Fulvio e anche con Sandro tempo fa, questa dei diritti dei giovani sportivi, secondo me è bellissima questa cosa, perché dice il diritto di divertirmi, l'abbiamo detto, il diritto chiaramente di fare sport, perché non è che la deprivazione, perché dall'altra parte si rischia con queste paure di deprivare, dice allora non lo fai così non rischi niente, in realtà poi è un rischio lo stesso quello di non fare attività. Il diritto di beneficare di un ambiente sano, ovviamente, di essere circondato da persone competenti, e qui poi ne parleremo alla fine della cosa intendo io per competenza di chi segue questi ragazzi, il diritto di seguire allenamenti adeguati, quindi il diritto di misurarsi con ragazzi con le stesse caratteristiche. Non basta l'età, perché io ho visto a 13-14 anni persone di un 80, bambini, e per la stessa età, e non le puoi mettere a confronto, no? E poi non puoi mettere a confronto i risultati di questi. Diritto di praticare uno sport in assoluta sicurezza, i tempi di riposo, e questo ultimo che secondo me è bellissimo, questo come ho messo in nero, il diritto di non essere un campione. Ma questo sembra scontato, sembra banale, ma non è banale questo, perché nella testa dei genitori, degli allenatori, delle squadre e quindi di conseguenza dei ragazzi, perché poi loro sono l'espressione di quello che siamo noi, no? Oggi abbiamo detto, facciamo una riflessione fra adulti, genitori, sportivi, medici, pediatri, educatori, perché siamo noi che stiamo offrendo un modello ai nostri ragazzi di attività sportiva e ludica e sportiva. Ecco, qui c'è una piccola parentesi, faccio sugli integratori, perché questa è una cosa che ho condiviso anni fa con Marco Cappa, che molti lo conoscono, che è un grande endocrinologo, un grande esperto di metabolismo. E lui, parlammo di questa cosa e lui mi disse delle cose bellissime. Io avevo questa sensazione, ma lui me ne confermò questo, no? Cioè, che non è etico proporre integratori, perché l'integratore dice è innocuo, non è etico, ecco perché. Perché? Questo non è perché. Lui dice che l'uso di integratori si giustifica solo in atleti di alto livello, in certe condizioni di pratica, ma non è giustificato utilizzarlo nell'età evolutiva.
Cioè non esiste nessuna attività e nessuno sport adeguatamente proposto che giustifichi una integrazione, a meno che non ci siano dei problemi alimentari, ma allora direi che la soluzione è aiutare a mangiare bene. Prima i genitori, perché i ragazzi, questo lo abbiamo scoperto, i ragazzi prendono le abitudini della famiglia, quindi semmai lavoriamo su questo, non sugli integratori. Anche perché queste cose che a volte innocue, a volte no, perché io ho visto dei carichi, per esempio di creatinina, che c'è dei carichi renali pazzeschi, no? Però a parte questo, secondo alcuni, l'idea che tu prendi una sostanza da fuori, che possa condizionare la tua performance sportiva, questo apre la strada alle due derive, che sono quella del doping e quella delle dipendenze, poi anche le altre cose. Cioè è proprio un concetto che se noi... Io mi ricordo che quando giocavamo noi, io giocavo a pallacanestro, a calcio, d'inverno ti davano il tè caldo, l'estate l'acqua fresca. Del rubinetto. Adesso c'hanno minimo quelle cose, quei sali, quelle cose... Allora è chiaro che non succede niente, no? Perché mica sono pericolosi, a parte quelli acquistati su internet, che io non mi fido di prodotti presi, no? Che non passano per il sistema farmacia. Ma al di là di questo, questi ragazzi crescono col fatto che hanno bisogno di queste cose. Abbiamo vinto, abbiamo perso, ho fatto bene, ho fatto male, io ho preso i sali, tu no. Cioè, questa, pensiamo un po', perché poi viene, penso che qualcuno ve le chiede anche, penso dei genitori che dice, si allena tanto. Allora, se si allena tanto o troppo, questo è il confine, non te lo so dire, però c'è da pensare a questo, ma che abbia bisogno di integratori, ho i miei dubbi. Poi se uno che ha una malattia metabolica per cui non può mangiare certe cose, allora diventa una correzione per la vita, non solo per lo sport. Ecco, volevo dirvi, questa è una cosa che facemmo, l'ho portato alcuni anni fa, facemmo questa cosa, anzi Carla, questo è il merito di Carla, Carla aveva fra i suoi pazienti i figli di Ravanelli, Fabrizio Ravanelli è stato un giocatore della Nazionale, della Juventus, cioè un grande giocatore di calcio. Lui aveva un bel rapporto con Carla, Carla gli dice, ma mi dai la tua faccia per fare uno sponsor che contro il doping? E lui prese questo con i suoi due figli da allora, adesso ormai sono cresciuti, in cui... Facemmo questa cosa in maniera artigianale dicendo usa la testa, gioca pulito, invece di usa la testa nel senso non solo di colpire la palla, ma usa la testa nelle scelte che tu fai. E questo posto, e poi ce n'è qualcuno, se voi volete qualcuno per mettere un ambulatorio, ce n'è ancora una decina rimasta da parte. Oh, questo, volevo farvi vedere questa diapositiva un po' riassuntiva, no? I rischi di oggi, l'attività sportiva sempre più precoce, è caratterizzata da elevati ritmi, questo è un rischio, non è detto che siano tutti così, però questo può essere un rischio. L'altro può essere le aspettative troppo esagerate da parte dell'allenatore, dei genitori, no? Questa necessità, questa spinta, no? Fisica e psicologica sui ragazzi. Poi c'è l'aumento dei rischi di lesioni, abbiamo detto che questi ragazzi rischiano di avere lesioni. E poi c'è questo, a volte per fortuna, minimo ricorso delle scorciatoie, cioè quello del doping per raggiungere per forza, perché l'obiettivo è quello di raggiungere dei risultati. Allora vedete, farmaci, integratori doping, abbandono, sono tutte cose che poi in qualche maniera si intrecciano in questa storia. Ma esiste un modello unico oggi di proposta dell'attività sportiva? Il problema è, secondo noi, attualmente forse c'è un pensiero unico, perché non è che, come diceva Fulvio, non è che tanti mettono in discussione questo modello che c'è. Cioè molti, è così, lo diamo per scontato, siccome lo abbiamo fatto, non dico sempre, perché non è sempre, ma negli ultimi sicuramente 20 anni si fa, sembra che sia questo. E poi l'offerta, che offerta ci abbiamo? No? Ammesso che volessimo cambiare, che offerta ci abbiamo? E poi ci sono gli spazi, e qui parliamo dell'aspetto del gioco libero, dove vedremo che il problema degli spazi, anche questo è interessante perché è un ostacolo. Allora, l'ipotesi di cambiamento, ammesso che valga la pena provare a cambiare. Allora, intanto un tema è favorire il gioco libero, è venuto fuori questa cosa, no? Diceva anche Sandro, soprattutto a 5-6 anni si può fare anche il gioco libero. Però gli spazi quali sono? L'animazione, cioè chi ci aiuta, chi ci insegna a fare questo, chi ci aiuta a fare questo? Che sicurezza ci abbiamo? Sono posti tranquilli, sicuri? La sicurezza è fatta sia ambientale che di ambienti particolari, no? Della malavita. E le organizzazioni sportive che ci abbiamo oggi? Quelle pubbliche, la scuola, e poi adesso ti darò la parola a Fulvio perché vuole che ci dice qualcosa di com'è il discorso scuole da noi e all'estero. I privati,
le società attualmente sono società che hanno una funzione di così, non sono società, ti chiedono dei soldi per fare attività. Gli enti di promozione anni fa funzionavano, adesso non so, fanno i tornei, mi sembra di capire, più che promozione allo sport. E poi c'è la formazione, qui poi vorrei tornarci, formazione di chi? Formazione, informazione. Dei medici, perché qualche volta siamo indietro anche noi, dei tecnici, perché poi vedremo, degli educatori e dei genitori, perché anche i genitori secondo me hanno un ruolo importante. Allora Fulvio, dici due cose sul mondo della scuola. Interessante. Sì, il mondo della scuola naturalmente non aiuta, lo sappiamo tutti, perché specialmente la scuola italiana. Questa è una tabella un po' datata, ma le cose non sono cambiate, in cui si vede che in Italia nell'arco della... Intanto in Italia non c'è la promozione dell'attività motoria nella scuola, negli asili nella scuola dell'infanzia. E quindi l'attività comincia poi dalla scuola media, quando già è un po' avanti negli anni. E comunque, considerando le ore di attività fisica, di educazione fisica che si fanno a scuola, noi siamo all'ultimo posto in Europa. Cioè noi passiamo da... nell'arco della, cioè dalla prima media al quinto liceo, quindi in questo periodo scolastico, due ore mediamente si fanno, e non sempre, due ore di educazione fisica alla settimana, e quindi complessivamente si fanno 480 ore nell'arco della, mentre per esempio in Francia se ne fanno tra 1700 e 2006, cioè questo è importante. E quindi abbiamo questo triste primato, e d'altra parte sappiamo che in Italia per praticare lo sport bisogna pagare, cioè da sempre, dall'inizio alla fine. Una parentesi voglio fare sull'attività di proselitismo che fanno le società sportive, no? A partire credo dalla terza elementare o dalla quarta elementare, in cui vanno nelle scuole appunto a chiedere chi voglia avvicinarsi alla pallavolo piuttosto che al basket, piuttosto che all'atletica leggera, eccetera. E questo secondo me è una cosa che non va bene, perché ritorniamo al concetto della specializzazione precoce dell'allenamento sportivo, dal conoscere solo uno sport, per cui succede poi che alla fine, no, quando si arriva all'età adolescenziale, non si abbandona lo sport perché non se ne... quello sport e tutti gli altri sport perché non se ne sanno fare altri. E quindi ecco questo stressa il concetto di prima, in cui appunto mancando l'educazione fisica nella scuola primaria e l'educazione psicomotoria nella scuola dell'infanzia, naturalmente abbiamo il risultato della diapositiva precedente, che era questo. Quindi gli interventi che bisogna fare, no, nella società, nella promozione, nella ricerca degli spazi e dei luoghi adatti per promuovere questa attività, devono essere fatti a tutti i livelli, sia a livello individuale che ambientale, che delle relazioni, eccetera, e anche adattati al contesto culturale specifico. Quindi bisognerà utilizzare la scuola, i luoghi di aggregazione e socializzazione, e su questo devono essere coinvolti molti interlocutori, quindi dai decisori pubblici, dai medici, dagli insegnanti, da tutto il mondo. E naturalmente anche in questo caso il medico dello sport, è inutile dirlo, è pronto a fare la sua parte se è coinvolto in questo tipo di cose. Quindi bisogna incentivare e ritornare alle società polisportive, avevo accennato prima a questa cosa, cioè in cui c'è un ventaglio di proposte che si fanno all'adolescente, quindi deve occuparsi, deve saper fare l'atletica leggera, poi passare al calcio, pallavolo, insomma tutte queste attività diverse che poi lo portino a scegliere lo sport da praticare da adulto. E insieme a questo naturalmente bisogna
aggiungere anche la possibilità di attività ricreative, non solo orientate all'attività agonistica o all'attività dello sport. E naturalmente, lo dicevamo prima, sin dall'introduzione di Gabriele, è quella appunto di anche di incentivare la lettura e quindi la conoscenza delle cose. Oh, io direi a questo punto, siccome lui ha parlato un po', abbiamo parlato di spazi, animazione, sicurezza, intanto io volevo, se era possibile, avere due testimonianze di persone presenti qua, in maniera molto informale. Una è quella di Pompeo D'Ambrosio, amico, genitore, quindi con esperienza, allenatore, atleta, allenatore e medico dello sport anche lui, per cui c'ha queste funzioni. Se volevo sapere se ci raccontavi un attimo la tua esperienza, le tue idee e anche quell'ipotesi che anni fa si fece a Fabriano, di quel tentativo di fare un po' quello che diceva Fulvio, di fare un'attività differenziata all'inizio, non così specifica di un'indicazione. Se magari se vieni qua ti diamo un attimo il microfono, ci dici quello che vuoi, se te la senti, ti dici due parole. Quindi tu c'hai una figura che è da medico e da sportivo e da allenatore e da tutto contemporaneamente. Da tutto. Buonasera. Ma quello che posso dire, al di là delle parole di Corrado, sia Fabriano, ad esempio, dove io lavoro, è stato fatto un tentativo che però non ha avuto questo successo come si pensava all'inizio, cioè era stata creata una polisportiva non di un'unica società, cioè praticamente c'era un insegnante di educazione fisica che aveva anche una palestra e faceva anche l'allenatore di pallacanestro e aveva creato questa scuola, chiamiamola così, di sport in cui i ragazzi pagavano all'inizio un'iscrizione ma veramente relativamente modesta e c'era il contributo del comune e poi nell'ambito di questa struttura potevano essere messi a disposizione dei ragazzi, ma partendo dai 7-8 anni così, vari tipi di sport, la pallacanestro, poi l'atletica, perché c'era la collaborazione tra pallacanestro, atletica, pallavolo, poi che c'era la ginnastica ritmica, soprattutto per le bambine, per le ragazze, e stranamente veniva escluso, ma è stata una cosa naturale, non voluta, veniva escluso il calcio perché era uno sport che andava avanti da solo, non c'era bisogno di coinvolgimento e i bambini partecipanti a questa iniziativa potevano scegliere qualunque sport, c'era anche il tennis tavolo, potevano scegliere qualunque disciplina nell'ambito di questa disposizione e addirittura spostarsi nell'ambito di queste varie discipline in modo tale da scegliere quella che poi sarebbe stata quella preferita. La cosa ha funzionato per 3-4 anni, poi non è andata in porto perché soprattutto per i costi, perché il comune all'inizio metteva a disposizione le palestre, poi però gli altri sport oppure quelle società che non avevano aderito, non avevano partecipato, avevano cominciato a lamentarsi perché gli spazi erano occupati da questa iniziativa e quindi però è stata una espressione della volontà di cambiare in qualche modo e però questo insegnante che Corrado aveva conosciuto in un congresso che aveva organizzato ha continuato ancora e questo lo sta facendo, però non è più l'argomento nostro, con la terza età, cioè ha messo a disposizione la palestra, varie attività e quindi funziona con l'atletica, funziona con il tennis, funziona. Però è stato un tentativo che un po' ricalca quello che avviene nei paesi anglosassoni, dove c'è questa possibilità. Io ho un amico tedesco, ormai grande come me, ma che fino a 14-15 anni lui stava in una polisportiva che si chiamava LACQL, che è quella che è anche una multinazionale, fa dai fazzoletti tempo alla 3M, quella delle piste d'atletica, le pellicole, eccetera, e mettevano a disposizione dei ragazzi tutta una serie di iniziative, di strutture che poi permettevano di scegliere, di trovare la dimensione adatta. E questo addirittura
passò da, faceva anche il motocross all'inizio, era un ragazzino un po' impegnato in varie cose e è diventato un campione d'atletica, non è andato alle Olimpiadi però è stato in nazionale eccetera, proprio perché questa cosa funziona. La specializzazione precoce non va bene, l'ha detto Fulvio, anche se io non c'ero, ma ho sentito che se ne parlava, però al tempo stesso bisogna, secondo me, anche inserire il concetto dell'agonismo, inteso in modo ragionato, in modo equilibrato, però bisogna anche abituare i bambini, non solo teoricamente, ma anche nella pratica, che si vince, si perde, c'è il confronto con gli altri, non bisogna fuggire dalla competizione e al tempo stesso però lì devono essere bravi i genitori, perché soprattutto negli sport di squadra se si arriva a 13, 14, 15 anni esiste già una selezione, un qualcosa che deve essere fatta dal tecnico, dall'allenatore, non dai genitori, però bisogna anche accettare che esiste chi è più bravo, chi è meno bravo. Al tempo stesso però bisogna lavorare alla base in modo tale da favorire la possibilità di avere anche squadre meno importanti, sempre nella stessa società, dove il bambino può confrontarsi con gente del suo stesso talento o con poco talento, per poter abituarsi proprio alla competizione intesa in senso positivo. A proposito di competizione, io ho un'altra esperienza, vorrei dire, che va ora per la maggiore, cioè a Fabriano c'è forse la società, la struttura più importante in Italia di ginnastica ritmica. Adesso si parla tanto di queste polemiche che le bambine, le ragazze sono state stressate, diciamo violentate quasi a volere, e tutto questo in parte è vero, ma c'è anche da fare tante distinzioni, nel senso che nel caso specifico conosco le allenatrici, conosco tanti genitori, conosco, quella è una struttura come quando si parla della scuola di paracadutismo, si parla del il film, ricordate, Ufficiale Gentiluomo, cioè quando si entra in quel tipo di società, di struttura, bisogna sapere che esiste anche l'altra faccia della medaglia, cioè la spietatezza, se così si può dire, dell'attività agonistica esasperata. La ginnastica, non è che io difendo queste scelte, però la ginnastica ritmica è una specialità che permette di ottenere risultati fino a 18, 19, 20 anni. Esistono anche eccezioni rarissime, ma per cui si vedono, questo può essere un male sicuramente, ma bambini, bambine anzi, che dai 6 anni in poi si allenano, e lì è una cosa comune, si allenano 6, 7, anche 8 volte la settimana, 3 ore al giorno, 4 ore al giorno, portano i compiti lì in palestra e hanno questa loro ristretta cerchia di elite, chiamiamola così, in cui si trovano immersi, non dico loro malgrado, però contemporaneamente c'è anche una parte più tranquilla di bambine meno brave o meno motivate o coi genitori più tranquilli che invece si allenano 2 volte la settimana, non gareggiano, non fanno il saggio alla fine dell'anno, che sì, è un po' un contentino, ma al tempo stesso permette loro di dare una parvenza di agonismo e di motivare quei pochi o molti sacrifici che vengono fatti nel corso dell'anno. E appunto adesso si parla tanto di queste ragazzine violentate, il peso di qua di là. In parte è vero, ma tutto nasce dalla cattiva gestione dei figli da parte dei genitori. Io ho visto tante volte mamme che sarebbero state disposte a tutto per mandare avanti le loro figlie, le loro, e per cui sì, le allenatrici saranno dure, sono spietate, nel caso specifico di Fabriano sono 2 bulgare, quindi una vecchia mentalità, sì, eccetera, sì, proprio terribili,
mamma e figlia sono. La figlia è italiana perché la mamma ha sposato un italiano e quindi ha avuto la cittadinanza italiana, e questa ragazza, che è proprio fuori dal mondo perché conosce solo palazzetti, aeroporti e basta, e la palestra per allenamento. Lei ha fatto le Olimpiadi e tutto. E poi, per dire quanto era fuori dal mondo, pesava 50-52 kg finché gareggiava, ha gareggiato fino a Londra, quindi fino al 2008. Adesso ne pesa 95-100, proprio perché completamente sbracata, diciamo, usando un termine poco elegante. E però quella è la religione che loro praticano, professano, che inculcano, e la gente lo sa. Cioè, se vogliono fare la ginnastica ritmica nel modo forse più giusto, più corretto, c'è la parte di due volte la settimana, altrimenti c'è questa corsa spietata. Però ugualmente, specializzazione precoce, il nuoto è la stessa cosa. Anche chi non è campione, si vedono, io vedo tante volte, penso anche Fulvio, vedrà bambini che vengono alla visita medico-sportiva, e nel nuoto ci si allena minimo 4 volte la settimana, per poi progressivamente arrivare a 5-6 volte, ma bambini sovrappeso che non ottengono risultati, però quella è la prassi e non vengono costretti. Contemporaneamente però, ecco, la specializzazione precoce in parte è legata al fatto che bisogna non ottenere risultati, ma è uno sport a tempo, a 18-20 anni praticamente è finito dal punto di vista agonistico, e tutto quello che manca è il discorso della scuola che si diceva prima, mancano i giochi della gioventù, gli studenteschi, e soprattutto manca quella vita all'aria aperta che prima citava Corrado, il gioco libero, le regole, quello è importante, le regole ce le davamo da noi, c'era creatività anche nelle regole, si giocava, che ne so, col portiere volante se mancava, oppure si giocava in tanti modi che permettevano proprio l'assenza di specializzazione, ma al tempo stesso la multilateralità, e la multilateralità è la cosa più importante per creare un atleta completo, e che questa multilateralità deve essere raggiunta con la maggior ricchezza possibile di mezzi, allenanti è una parola sbagliata, di giochi che portano a essere più o meno abili a fare tante altre cose. È un discorso che si fa tante volte, però adesso un bambino magari è bravissimo a battere, a tennis, a fare volley, eccetera, però non sa fare una capriola, oppure non sanno salire sulla pertica, proprio perché manca a monte tutta quella creatività che c'era prima. Poi all'estero, ad esempio, c'è la specializzazione precoce, nel senso che ne so, in paesi del nord Europa, dove nevica sempre, oppure cioè diventano tutti sciatori in Svezia, in Norvegia, oppure corridori. C'è una famiglia che produce campioni in atletica leggera ormai da due generazioni, sono ai primi posti nel mondo, il fratello più piccolo ha già vinto Olimpiadi, campionati del mondo, e questa a 16 anni competeva con gente di 19 agli europei, ai mondiali di categoria, e li batteva perché c'era talento, ma c'era anche diciamo, la specializzazione precoce, ma dettata non tanto dalla filosofia dell'allenatore, ma proprio dalla vita, dalle condizioni sociali che impongono quel tipo di sport, perché fa freddo, perché non, ecco, questo è un'altra cosa. Poi, grazie. Grazie. Di questa cosa che ha raccontato Pompeo, una cosa che mi aveva colpito, se ricordo bene, è che quando questo tentativo di questa società fatta a Fabriano di multisport, il ragazzino si iscriveva perché piaceva la pallavolo e giocava a pallavolo, però durante la settimana in qualche maniera era costretto, fra virgolette, a fare anche altre cose, doveva fare anche un po' di tennis tavolo, doveva fare anche un po' di
di atletica, cioè aveva prevalentemente faceva l'attività che lui aveva scelto, ma comunque faceva anche le altre. Questo mi sembrava una maniera molto intelligente, in qualche maniera, di permettere di avere quella multilateralità e esperienze, oltretutto esperienze, perché poi uno può decidere di fare uno sport, ma se non l'assaggi, come il cibo, se non l'assaggi non scegli, insomma, è difficile scegliere. Questa è la prima cosa che volevamo dirci. Poi questo discorso adesso della ginnastica ritmica, che è un po' particolare, tant'è vero che volevo chiedere se Roberta Aguzzi, che è la segretaria dell'AIB, che è qui, che ha un'esperienza personale, per esempio, da genitore, se lei voleva dirci due parole da genitore, un commento da genitore di una ragazzina che fa questo tipo di attività, no? Se voleva, ci faceva sentire così, un piccolo commento suo. Salve, io proprio per caso sono segretario dell'AIB Umbria e sono qui per questo, però sono contemporaneamente anche genitore di una bambina, ha 11 anni mia figlia, e fa sport a livello agonistico nella ginnastica Fabriano, fa ginnastica ritmica. E ecco, io mi sono trovata a mio malgrado genitore di una bambina agonista, perché non era assolutamente nelle nostre aspettative neanche, perché lei ha iniziato facendo nuoto e judo come sport, quelli che noi pensavamo come genitori fossero gli sport più adatti a lei, e poi per caso invece è stata notata da una società qui di Perugia che fa ginnastica ritmica, e hanno chiesto se voleva provare, lei ha provato, aveva, se non sbaglio, 6 anni, quindi era molto piccola, e subito è entrata nella preagonistica. E dopo, dagli 8 anni, lei è diventata agonista e ha fatto un po' il percorso che avete illustrato voi finora. E ora è a Fabriano e ci sono delle difficoltà oggettive, perché l'allenamento è di 8 ore al giorno, tutti i giorni, compreso il sabato. E questo comporta una rinuncia agli studi, che è la prima cosa con cui noi genitori ci siamo scontrati. E ovviamente la nostra ancora va a scuola, quindi l'allenamento è solo pomeridiano, però di 20 ragazze che sono lì con lei, solo lei e un'altra bambina vanno ancora a scuola, le altre fanno tutta la scuola privata, la scuola serale. E quindi ecco, ci sono delle riflessioni molto importanti da fare, perché quando vedi tanta passione, tanta dedizione, è difficile come genitore anche dire di no, però poi è difficile per loro innanzitutto, e poi anche per noi, perché l'impegno, noi comunque viviamo a Perugia, era già difficile prima l'allenamento, perché anche qui a Perugia era di tutti i giorni l'impegno, e quindi anche prima era difficile, adesso a Fabriano è ancora più. Per ora 4 volte alla settimana, 5, diciamo, cerchiamo un po' di sì, però poi è che loro si misurano, poi mia figlia si allena, come diceva il dottore, con Sofia Raffaeli, che è l'attuale campionessa mondiale. Poi anche quando tu ti confronti con persone che sono arrivate così in alto, secondo me scatta in loro anche una voglia di lavorare di più, e quindi poi è difficile la mediazione, perché loro vorrebbero, però devo dire che se da una parte secondo me è anche sano, perché comunque io mia figlia per adesso la vedo serena, però d'altra parte vedo che ha rinunciato a praticamente tutto,
cioè nella vita gli è rimasta la scuola per adesso e la ginnastica. E quindi questo penso che sia una riflessione importante da fare. Tra l'altro qui a Perugia c'è una società che ha preso un po' lo stesso modello di Fabriano, c'è proprio un'accademia, quindi le ragazze che sempre ginnastica ritmica, che esatto, quindi diciamo che è un modello che almeno per certi sport si va affermando. E ecco, credo che sia importante. Sì, assolutamente, però che riguardano degli sport, in particolare la ginnastica, sia la ritmica che l'artistica, hanno questi problemi. Credo che, come dicevi tu, questi sono degli esempi molto particolari, non credo che possiamo generalizzare, anche perché l'obiettivo, loro hanno degli obiettivi che sono da arrivare molto in alto. Ora, il motivo per cui noi parliamo dell'attività ludico-sportiva nei ragazzi è non questo, cioè noi non stiamo lavorando per avere degli olimpionici, no? O dei campioni, diciamo, c'era scritto il diritto di non essere un campione, poi in mezzo qualcuno lo sarà, lo diventerà, anche spesso, anzi meno lo pensi e più facilmente viene fuori il campione, no? Tutti quelli che ho visto, che da ragazze medie pensavano di essere, cioè gli adulti pensavano che sarebbero diventati campioni, spesso non lo sono diventati, per errori o no, non lo so se era per errori o no, ma spesso questo voler investire troppo presto nell'età sbagliate. Voi considerate che, io dico sempre, quando c'hai una struttura fisica, io parlo dell'atletica perché ho più esperienza dell'atletica, quando c'è una struttura fisica di un certo tipo e tu per ottenere maggiori carichi molto sulla forza muscolare, perché poi i pesi e la palestra è questo, spesso è come mettere un motore di un Ferrari su una struttura di una macchina più leggera, prima o poi si spacca tutto, insomma. Ecco perché degli atleti forti che poi a 16-17 anni che sembrano a livello europeo, poi vedi che a 18 o si fermano, che non fanno risultati, o si infortunano, no? Come dicevamo prima, perché tutti, soprattutto i legamenti, i tendini, nell'inserzione ossea, se il muscolo tira troppo perché è troppo forte, perché tu l'hai, se non c'hai una struttura fatta così, non funziona. E quindi bisogna rispettare anche, secondo me, la struttura fisica che ognuno ha, no? Cioè l'attività sportiva fatta bene è anche un vestito su misura, secondo me. E qui introduciamo il discorso, prima di passare la parola a un'altra bellissima esperienza che vorrei che sentite, quella di Paolo Spezzano, anche lui atleta, allenatore, professore di educazione fisica, e poi ultimamente abbiamo lavorato insieme perché lui propone, nell'età precoce, 5-6-7 anni, dei giochi liberi negli spazi che ci sono. Lui propone, laddove è possibile ricavare un triangolo di spazi, e ce ne sono, perché poi spazi a volte ci sono, non utilizzati ma ci sono, e la nostra idea è quella di far giocare i ragazzini insieme ai genitori, perché poi c'è un aspetto sul gioco che non abbiamo curato, quello relazionale, cioè il gioco è uno strumento relazionale, come la lettura, come la musica, adesso lo parlo per i colleghi pediatri, di favorire una positiva relazione genitori-bambini, genitori-ragazzi. Poi da questo, e allora dopo vorrei che ci raccontasse qualcosa, perché Paola ha inventato una società proprio in pratica, fa queste cose nel nostro territorio. Un'altra cosa che volevo dire, questo dei tecnici, formazione, tecnici, medici, nel senso che oggi mediamente, non sempre, ma mediamente, l'allenatore della squadra giovanile è l'ultimo arrivato, un po' come i medici al pronto soccorso, no? Gli ultimi arrivati per lavorare al pronto soccorso dove si è visto tutta la medicina per anni. Però per lavorare sull'infanzia un preparatore dovrebbe conoscere tutto il neurosviluppo, che noi fatichiamo noi a conoscerlo, no? Tutta la psicologia dell'età evolutiva, per poi lavorare con loro. E invece qualche volta bravi persone, però non hanno la formazione, e non so, questo poi chiederemo anche a chi frequenta
no, le scienze motorie, questa facoltà che dà una laurea oggi in questo senso. Se queste cose, quanto vengono un pochino, quanto ci si investe su queste conoscenze dell'età evolutiva, perché sono, io tanti anni fa non c'era la pediatria, non so se voi ne ricordi, 50 anni fa le pediatrie non c'erano, c'erano pochissime. I bambini stavano dal medico dell'adulto o stavano nei reparti dell'adulto. Cioè, tanto sembrava che bastava mettere il letto un po' più piccolo, diminuire il dosaggio dei farmaci, era fatto. E abbiamo scoperto poi, cioè scoperto, no, che invece affrontare, trattare un bambino è completamente una cosa diversa, cioè un approccio talmente diverso che non è solo dimensionale, è proprio completamente diverso. E così credo che sia nello sport e quindi nei tecnici. E vabbè, questo era per fare un mio commento, però adesso, prima andava, ecco, poi c'è, dicevamo, lo sport libero, ma le città sono organizzate per questo, a parte che tu devi trasferirti i bambini con la macchina, diceva Sandro, da un posto all'altro, anche questo, no? E quindi c'è il discorso del traffico, l'inquinamento. In realtà l'idea che hanno avuto alcuni è che ogni quartiere deve essere attrezzato per tutto. Non di quartiere deve avere non solo il supermercato, il negozio, ma deve avere anche lo spazio per il gioco libero o un po' più. E invece questo qui non è, attualmente non è. E quindi gli spazi, il fatto che non sono pensati per facile, il fatto che spesso sono, oppure sono troppo preconfezionati. Guardate quando al parco c'è per i più piccoli, lo scivolo, la giostrina, il ponte, sono sempre quelli, no? Dove il bambino che ci mette, che ci costruisce. Invece nei parchi Robinson del nord Europa, tanti anni fa mi occupavo di questo come associazione culturale pediatri, loro c'era un animatore in cui dava dei materiali sicuri e i ragazzini costruivano loro il percorso, il gioco, la casetta, la cosa, cioè mettevano loro qualcosa invece di avere un prodotto preconfezionato. A parte questo che mi sembra interessante. Comunque, il discorso di formazione credo che sia importante, però io volevo chiedere a Paolo Spezzano, all'amico professore di educazione fisica e promotore di questa società, se dovrebbe parlare a ore, ma io dico di fare una piccola sintesi, alcuni esempi, perché sennò perché lui ha fatto troppe cose, però qualcosa che sta provando a fare, che sta facendo, non sta provando, lui sta facendo, l'abbiamo fatto anche insieme, delle piccole cose, delle esperienze su questi aspetti, come con poco e con insieme ai genitori, negli spazi, con oltretutto anche quel discorso economico, con i materiali di riciclo, perché poi c'è anche questo, no? Le attrezzature a volte costano delle follie per certi sport. Paolo. Io volevo dire due cose all'inizio, poi dopo parlando mi sono venuto fuori di dirne quattro, adesso Corrado mi ha tagliato, devo tornare a due, non lo so, vabbè facciamo. Allora, io ho fatto ai miei tempi atletica, ero un semicampioncino diciamo, almeno a livello locale, gareggiato anche con Mennea, quindi risultati qualche volta anche abbastanza buoni, anche con te, va bene però, diciamo, e... mi sono allenato anche quasi da solo, una cosa, cioè mi allenavo a Molini, che penso che molti di voi avranno conosciuto, ma poi mi sono allenato anche da solo e ottenevo anche buoni risultati. Poi sono andato nelle Fiamme Gialle un anno a fare il militare, non è che mi abbiano fatto chissà che cosa, però hanno cominciato a pesi, lavoro eccetera, e io quell'anno non andavo, quindi quello che era insito in me è stato col sport un pochino più caricato, diciamo che mi ha fatto chiudere le prestazioni che avevo prima. E quindi a questo punto di vista io sono rimasto per uno sport molto più libero e esatto. Infatti poi insegnavo educazione fisica e i miei ragazzi, qualcuno si ricorda per le cose più strane che gli ho fatto fare, le cose non assurde, però abbastanza strane. Qualcuno ricorda con piacere perché quando li incontro vedo che sono piaciute. Ho sempre cercato il discorso di fare attività più varie possibili, quindi sotto forma di gioco soprattutto, perché come diceva mi pare te, la palestra, io dovevo stare in palestra, però la palestra a me piaceva poco, quindi cercavo di fare tutto quanto attività che fossero più varie possibili. E da questo quasi, cioè, a un certo punto tra queste attività che facevo, ho trovato che c'era una che era particolarmente interessante e carina, orienteering, cioè attività, non so chi di voi lo sa, cioè corsa nei boschi con l'uso di bussole e cartina, che aveva tanti connotati
dal punto di vista anche, cioè, tecnico, sì, perché chiaramente, ma anche dal punto di vista formativo, e diciamo che per quanto riguarda i ragazzi, soprattutto nella scuola, aveva una serie di collegamenti che spaziavano in tutte le discipline, perché quando andiamo a usare la bussola c'era il discorso della geografia, c'era il discorso dell'ambiente naturale, questo è evidente perché si fa attività nell'ambiente naturale, il discorso della matematica, il calcolo delle scale, del disegno tecnico, dove la cartina era la rappresentazione di uno spazio, quindi già c'era il disegno, e quindi, cioè, ecco, diciamo che spaziava, e quindi a un certo punto abbiamo deciso insieme ad altri amici di creare una società sportiva dove facevamo orienteering. Da questa abbiamo cominciato a lavorare anche nelle scuole elementari, a fare attività motoria che in questo caso era abbastanza esigua, chiaramente a pagamento, perché era anche un modo per far lavorare i ragazzi di educazione fisica che al momento ancora non avevano sbocchi, insomma. Cioè, ragazzi che hanno lavorato con me che ormai sono in pensione, quindi è cominciato tantissimi anni fa. Lo scopo comunque dell'attività è sempre stato quello di far fare attività polivalenti il più ampio possibile. Cioè, in pratica avete detto tutto voi, io adesso purtroppo mi ripeto, ma... Eh sì, ma ci arrivo. E, dicevo, dal orienteering la società poi si è sviluppata anche su altri settori con sport diversi e meno conosciuti. E sempre in questa ottica uno degli sport che abbiamo fatto era il chukball, che sembra una parolaccia, ma è un gioco molto simpatico tirato fuori da un terapeuta svizzero, e dove c'è anche il discorso di possono giocare tutti, di tutte le età insieme, e dove si cerca di evitare il più possibile gli incidenti e gli infortuni. Adesso la chiudo in questa maniera senza farla tanto più lunga. In questa attività di società a un certo punto abbiamo cominciato anche a lavorare, appunto, dicevo, con i bambini, e abbiamo sviluppato delle attività che ci sembravano utili. Ho cominciato poco dopo essere andato in pensione, sport nei parchi. Cioè, a Perugia abbiamo tutta una serie di parchi, spesso poco conosciuti, cioè, e dove non c'era attività. Allora, che cosa abbiamo? Tra parentesi, anche gli assessori, qualche assessore che ha sponsorizzato questa iniziativa, qualche volta è venuto al parco, dice, ma come si fa ad arrivare a questo parco? Ecco, quindi, per questo poco conosciuti. E dove andavamo? Caricavamo la macchina con tutta una serie di oggetti, di materiale, andavamo nel parco, chiaramente cercavamo di pubblicizzarlo un pochino, mettiamo questi oggetti, e facciamo fare i giochi, facciamo giocare genitori, bambini, tutti quelli che erano nel parco. Quindi questa era una scusa per far fare attività, chiaramente non tutti i giorni, va bene, e far fare attività ai bambini, famiglie che giocavano all'aria aperta, e allo stesso tempo far conoscere gli spazi anche della città. Successivamente a questo, e chiudo, così almeno... Ha iniziato un'attività che, come vedete qua, si chiamava giocosamente, cioè abbiamo cercato di far fare attività, lo scopo cioè era quello di far fare attività a famiglie, cioè bambini, genitori e adulti che lavorassero insieme. E come diceva Corrado, in pratica non con attività strutturate, cioè le attività in pratica potevano venire fuori nel momento stesso in cui si lavora con i ragazzini, perché spesso e volentieri un ragazzino lavora, si stufa, cioè soprattutto i più piccoli, e gli viene in mente un'altra cosa da fare. Quindi adattarsi anche a quelle che erano le loro esigenze, cioè le loro idee, le loro invenzioni. E nello stesso tempo lavorare insieme ai genitori, dove il genitore lavorava insieme al bambino, cioè ci giocava una volta tanto, visto che difficilmente ci stanno insieme, giocava in quell'oretta, in quelle 2 ore che eravamo in palestra, e inventava insieme al bambino dei giochi. Dei giochi anche fatti con materiali di riuso, di riciclo. Cioè abbiamo lavorato, fatto le lezioni con un foglio di carta, cioè il foglio di carta che all'inizio volava per aria, poi diventava, che ne so, un aeroplanino, poi diventava una palla di carta, e abbiamo fatto le battaglie di palle di neve con questi fogli di carta. Cioè, con la carta igienica, sì. Sì, vabbè, quella pulita, poi. Però la carta igienica era l'occasione per... Facciamo un gioco che si chiamava la corsa igienica, in pratica correvano
tirando questo rotolo di carta, se si strappava dovevano ricominciare a arrivare al traguardo. Tutta questa carta che si strappava, a buttare via, sembrava brutto. Allora abbiamo recuperato la carta, ci abbiamo fatto le palle di neve e le battaglie di neve. Ecco, questo qui era un po', è un pochino l'idea che... Esatto, ma infatti era per stimolare la fantasia, non tanto l'istruttore, cioè anche l'istruttore deve avere le capacità di animatore, di indicazione, proprio per stimolare la fantasia del genitore e del bambino. Su questo abbiamo costruito questo libricino. Aspetta, vorrei fare una premessa. Questo qui abbiamo fatto un progetto per bambini da 3 a 6 anni, dove c'era appunto questo tipo di attività. Doveva venire fuori alla fine l'esperienza di quello che avevamo fatto. Ho buttato giù una serie di cose, chiaramente questo non è un libro, non è da pubblicare eccetera, cioè è una cosa ad uso interno, sono pezzi presi da una parte e da quell'altra, dove ci sono all'interno anche dei giochi che abbiamo recuperato, reinventato e alcuni giochi che io ritengo che siano nuovi, ma sicuramente chi fa attività, se trovo il libro in un'altra parte, trovo che qualcun altro l'ha fatti prima che venissero in mente a me. Ecco, quindi diciamo che questa era una sintesi del progetto che avevamo fatto. Qui ci sono degli opuscoletti, poi dopo se li volete. Questa attività l'abbiamo fatta insieme a Paolo nei centri educativi territoriali su quel progetto sulla povertà educativa, no? che è finito l'anno scorso. Per cui lui apportava dei gruppi di genitori con i bambini e organizzava dei giochi e stimolava i genitori a giocare con i bambini. Poi dopo di questo, siccome poi c'è stata la pandemia, c'è stato un sacco di cose, io ho scritto solo due piccoli articoli, ma lui ha fatto tutto questo e ha messo tutte queste esperienze in modo che il genitore che non ha idea, ma che io faccio al parco, che faccio, come si può fare? Chiedo scusa, ma in questo momento stiamo facendo con degli operatori che sono anche qua presenti, iniziative sponsorizzate da Sport e Salute, Sport nei Parchi si chiama, che in pratica hanno copiato quella che era la mia idea di tanti anni fa, però a Piani Massiano stiamo facendo le attività rivolte a tutte le categorie, cioè oggi per esempio, prima di venire su, hanno organizzato dei giochi sul terreno, dove ho fatto golf urbano, giocare a golf, le piastrelle, recupero tutti quanti questi giochi e potevano farlo tutti quanti bambini e adulti. E questo qui andrà avanti fino a giugno. E domani ci sarà, sempre a Piani Massiano, in occasione della festa del patrono, che normalmente facevamo orienteering nel centro storico di Perugia, però ci sono un sacco di complicazioni. Allora facciamo una garetta a Piani Massiano di orienteering domattina, quindi chi vuole. Quello che devo dire all'inizio è che quando siamo partiti per fare questa attività era rivolta a tutte le età, anche l'orienteering, sì, è agonistico, però siccome lo fai a titolo individuale o di squadra, cioè non c'è alcun tipo di problema, il ragazzino grassottello, il ragazzino escluso, cioè la possono fare tutti quanti. La stessa cosa è venuta fuori per il ciucco, cioè in pratica non ho detto le altre discipline che facciamo, ma sono venute fuori le iniziative che si rivolgono a una fascia di età dove non ci sono né limitazioni, né distinzioni, né esclusioni. Un altro aspetto che poi abbiamo finito praticamente era quello di dire che se oggi un ragazzo che inizia presto, abbiamo detto, e però dopo a 12-13 anni ha bruciato la sua esperienza perché ha discusso con l'allenatore, è rimasto deluso e vuole, dice, ma io faccio un altro sport. Oggi a 13-14 anni non ti prende nessuno. Perché non hai gli elementi, non hai le capacità, perché non ti prende nessuno. E allora queste attività che propone Paolo, per esempio questo ciucball, che è uno sport particolarmente carino, che si può giocare fra grandi adulti, grossi, magri, veloci, perché c'è un lavoro un po' concettuale, un po' fisico, non c'è contatto fisico, permette di fare attività sportiva anche a gente che altri sport non prenderebbero. Quindi mettere iniziative così possono essere utili anche per voi, di dire uno che vuol fare qualcosa, ci sono degli sport anche di sabbia. Allora io direi, arriviamo alle conclusioni, io ho messo quale strada prendere, quali sono le stelle da seguire. Abbiamo detto che va coinvolta la famiglia perché i genitori hanno un peso, no? I pediatri hanno un loro importante, i medici dello sport mi sembra abbastanza, sono messi disponibili, i tecnici sono fondamentali, la scuola manca, ma potrebbe essere una risorsa. E poi ci sono le associazioni sportive, gli enti pubblici, perché gli enti pubblici potrebbero forse darci una mano. Praticamente questo è un altro di quegli interventi di comunità, nel senso che noi possiamo anche dire queste cose, ma rimane, non arrivano. Se noi mettiamo insieme però tutte queste professioni
e se pensiamo che questa cosa va portata avanti, può darsi che allora un po' di voce tu ce la possa avere nel mondo. E quindi ragioniamo se è il caso di trovare, oggi è un'occasione molto così artigianale, molto semplice, fa amici, se è il caso di creare nuove occasioni di incontro su questo tema. E se sì, cercheremo di organizzarle. Ok, io direi che adesso farei in modo che siamo anche un pochino in anticipo, farei questo video che dura pochissimo, dura 14 minuti, è stato fatto dopo la scomparsa di Carla, la nostra presidente peraltro, utilizzando le cose che le aveva lei. Lei sapete che ha girato il mondo sia per turismo ma anche per lavorare, ha lavorato in India, ha lavorato in Uganda per i bambini dell'Uganda, quindi, e ha fatto un sacco di foto nella sua vita, e noi abbiamo cercato con un bravissimo fotografo e regista che è un nostro amico comune, Riccardo Truffarelli, abbiamo cercato di metterli insieme e di dare un piccolo ricordo di Carla per le persone che l'hanno conosciuta. Ok, ci possiamo salutare, abbiamo fatto anche sono le 7, anche prima del previsto, quindi siamo stati puntuali. Grazie per essere venuti e se volete, se avete voglia, troveremo altri momenti per ragionare su queste cose. Chi vuole, ci sono i libricini di Paolo Spezzano su... Grazie a Gabriele che ci ha ospitato, naturalmente un applauso a Gabriele che ha messo a disposizione la sua biblioteca. Grazie a Live.